cazzo, Buongiorno a tutti, sono Alessandro Di Gioia di Torino Cronaca e quest'oggi ci troviamo in via Massimo d'Azeglio 15 di fianco al Parco del Valentino a Natale in Giostra, la manifestazione annuale giunta ormai alla 44esima edizione che con il suo Luna Park al chiuso intrattiene e diverte i torinesi da lontano 1977. Il parco giochi all'interno è sempre molto ricco, ci sono ben 43 attrazioni, 2 stand gastronomici e 3 stand dolciari e dall'apertura dello scorso 25 novembre ha visto il passaggio di migliaia di cittadini e turisti, come accade ogni anno. Ad ogni modo non è tutto qui perché oggi, 6 gennaio, per l'Epifania è stato anche organizzato un evento speciale che ha visto la Befana calarsi dal tetto del padiglione 5 in compagnia di Spider-Man, quindi una strana coppia con cui si è cercato di mantenere salda, diciamo, la tradizione e allo stesso tempo di appassionare i bambini delle nuove generazioni molto amanti di supereroi. All'inizio dello spettacolo la Befana si è calata dal tetto con un sacchetto pieno di dolci e ha iniziato a lanciarli al pubblico, successivamente è rimasta intrappolata ed è stata salvata da Spider-Man che si è calato per raggiungere la collega. Naturalmente si tratta di professionisti, la scenetta era programmata e infine i due hanno distribuito altre caramelle e sono scesi a terra per fare le foto con i bambini e offrirgli altri dolci. Lo spettacolo non è durato molto, circa 10 minuti, ma comunque appassionato e divertito tutti i presenti, soprattutto i più piccoli, permettendogli di vivere un ultimo weekend di felicità, tranquillità, spensieratezza prima del rientro a scuola di lunedì.